Due giorni di lavoro e il palo con l'antenna telefonica è stato eretto a Spineda. Due tecnici sono saliti sino alla sommità della torre in acciaio grazie al braccio di una gru della ditta Villani di Campitello. Un lavoro svolto a 35 metri d'altezza per collegare i pannelli che irradieranno il segnale necessario ai clienti per le chiamate e la ricezione dei dati. In un vicino paese del Mantovano un'installazione simile è stata bloccata dalla reazione della comunità per il timore della diffusione di radiazioni nocive. A tranquillizzare tutti, rispondendo anche alle polemiche, però il sindaco di Spineda, Fabrizio Bonfatti Sabbioni. Ci hanno chiesto di mettere questo palo, questa antenna, Iliad, loro ci danno l'affitto annualmente. Abbiamo chiesto, prima di darlo in concessione, abbiamo chiesto il parere dell'ARPA e di tutti gli enti preposti. Abbiamo pareri favorevoli di tutti, sai benissimo, qualche polemica ci sarà sempre, ma il telefono non lo spegne nessuno. Noi adesso avevamo un'altra antenna dove stanno lavorando piuttosto male, nel senso che prima avevamo una bella copertura, adesso non c'è più. Comunque non è il 5G, l'antenna normalissima di Iliad. La gente quando parla prima dovrebbero informarsi. Dopo possono discutere, poi si può discutere qualsiasi cosa, d'accordo che le frequenze non siano il massimo, però il telefono lo uso tutto il giorno e mi dà fastidio solo sentirlo quando squilla, ma non si può più fare meno, questo è il problema. Allora se noi dovessimo smettere di usare il computer, di usare internet, di usare il telefonino, quello che vuoi, allora si può discutere di tutto. Usando tutte le tecnologie, credo che sia assurdo non volere le antenne in questo caso, ma altre fonti energetiche, e poi si devono sfruttare.